Ciao a tutti amici e ben ritrovati da Giampi. Allora, siamo qui per fare i pronostici della 21ª giornata di Serie A. Allora, innanzitutto chiedo scusa, ma non riesco a montare purtroppo il video, quindi ho dovuto farlo proprio così, come facevo tempo fa. E quindi, allora, questa 21ª giornata propone degli incontri molto, molto interessanti. Tant'è vero che per fare questi pronostici veramente ho dovuto esprimere le meningi perché per far uscire un pronostico in quasi tutte le partite. Allora, andiamo con calma. Iniziamo. Stasera, venerdì, alle ore 20:45 ci sarà Brescia-Milan, partita trasmessa da Sky. Io non so in questo caso dove sbilanciarmi, potrebbe sembrare favorito il Milan, ma il Milan ogni tanto ci ha abituato che cade in alcune partite dove in teoria magari parte avvantaggiata e poi ci cade. In questo caso potrebbe anche essere perché comunque il Brescia ha bisogno di punti. Ma secondo me in casa è sempre un po' più ostica, più difficile da affrontare. Quindi io dico gol, un gol almeno entrambe le squadre, secondo me lo faranno. Questo è il pronostico che riesco a dire, altro non mi riesco a sbilanciare. Poi sabato alle ore 15 ci sarà Spal Bologna, partita trasmessa da Sky. Allora, il Bologna è una squadra veramente, ha un bell'organico, gioca bene. La Spal, secondo me, sembrerebbe in ripresa perché comunque ha battuto l'ultima partita all'Atalanta e comincia a fare anche qualche gollettino in più. Cominciano a trovarsi di più anche i giocatori. Quindi, anche qui, non so dove sbilanciarmi completamente, ma mi vedo parecchi gol e quindi il mio pronostico è over 2,5, cioè almeno 3 gol in questa partita secondo me ci saranno. Poi sabato alle ore 18 ci sarà Fiorentina-Genoa, partita trasmessa da Sky. Allora qui sono andato un po' più deciso solo perché comunque la Fiorentina viene da una grande vittoria a Napoli, il Genoa è fanalino di coda, è in crisi. Io dico 1. Non avrà vita facile secondo me la Fiorentina, però forse alla fine la spunterà. Poi, sempre sabato alle ore 20:45 ci sarà Torino-Atalanta, partita trasmessa da DAZN. Allora, io qui, appunto, l'Atalanta secondo me non è adesso in crisi, ha avuto questa partita dove durante l'anno ti capita. Durante l'anno ti capita, ma secondo me l'Atalanta rimane sempre, anche comunque Atalanta Spal è stata una bellissima partita, bellissima. La Spal va dato merito tantissimo, poi ha anche vinto, ma ha giocato bene comunque anche l'Atalanta. Quindi l'Atalanta è sempre l'Atalanta. Il Torino è un po' altalenante, e anche se gioca in casa, non lo so. Comunque io vedo favorita l'Atalanta e quindi il mio pronostico è X2. E poi domenica alle ore 12:30 ci sarà Inter-Cagliari, partita trasmessa da DAZN. Inter-Cagliari in Coppa Italia l'Inter ha vinto. Io dico che anche questa se la porta a casa sicuramente, quindi dico 1. Poi domenica alle ore 15 ci sarà Parma-Udinese, partita trasmessa da Sky. Anche questa è una partita difficile perché il Parma gioca bene, poi fa un po' una sorta di altalena a volte nei risultati. L'Udinese sembrerebbe in ripresa, è in ripresa Rodrigo De Paul e quindi è in ripresa anche l'Udinese. Secondo me è così, sta giocando forse un po' meglio. Quindi io dico gol, almeno un gol entrambe le squadre, secondo me lo fanno. Poi sempre domenica alle ore 15 ci sarà Samp-Sassuolo, partita trasmessa da DAZN, purtroppo. Allora, Samp-Sassuolo, tutte e due hanno perso l'ultimo incontro, il Sassuolo ha perso in casa, la Samp ha preso una sonora batosta dalla Lazio e quindi sono in cerca di punti, soprattutto la Samp.
uno perché in casa e due perché in classifica è più indietro. Quindi io non vedo una Samp, non vedo una Samp che in questa partita prenda 0 punti, ma dico almeno un punto lo prende, poi magari chissà anche 3. E quindi dico 1x. Tocchiamo un ferro, dove c'è un ferro qua? Ecco qua, ok. Poi, domenica alle ore 15 ci sarà Verona-Lecce, partita trasmessa da Sky. Allora, in questa partita mi sono sbilanciato un po' di più perché il Verona gioca sempre delle gran partite sia in casa che fuori casa, non solo con le medio-piccole ma anche contro le nostre big del campionato. Quindi il Verona è capace anche di ribaltare i risultati, ha fatto vedere dove era in svantaggio, poi è riuscita a ribaltarla. Allora, secondo me il Verona uscirà vincente da questo incontro. Il Lecce sicuramente dal pareggio dell'Inter può far bene in questa partita, però io mi vedo il Verona vincente, quindi dico 1. Poi domenica alle ore 18 ci sarà Roma-Lazio, il big match, il derby di Roma. Anche qui verrebbe da dire uno, la Lazio favorita, perché per come sta giocando la Lazio, sì, ha perso in Coppa Italia, ma viene da 10 vittorie consecutive, 11 adesso non mi ricordo. E quindi sembrerebbe in grande spolvero, la Roma un po' più in difficoltà, sia sì, in campionato, dalla Coppa è uscita malamente contro la Juventus, Però bisogna dire una cosa, io l'ho studiata così, vedendo i precedenti che comunque ci sono stati a Roma, indipendentemente dalla classifica, perché sappiamo che il derby è sempre un discorso a parte, la Roma, devo dire che nei derby, secondo me, la maggior parte delle volte riesce a spuntarla, in più gioca in casa, quindi maggior tifo. Secondo me, quindi, la Roma vincerà e quindi dico 1. E per chiudere questa bellissima 21esima giornata di campionato, domenica alle ore 20:45 ci sarà Napoli-Juventus, partita trasmessa da Sky. Il Napoli che in campionato fatica tantissimo, in Coppa Italia però è riuscita a risollevare perlomeno il morale e quindi qualificarsi in semifinale. La Juventus, d'altra parte, secondo me, comunque la Juventus è sempre la Juventus, come la giri ogni anno, la Juventus è sempre la Juventus. Adesso è al comando della classifica e sicuramente non vuol perdere terreno perché magari l'Inter potrebbe approfittarne in questa giornata, visto che ha l'incontro casalingo contro il Cagliari. Secondo me la Juventus alla fine spunterà e la vincerà contro il Napoli, quindi il mio pronostico è 2. Detto questo, allora, mi raccomando, supportatemi sempre sul mio canale lasciando un like nei miei video, quindi commentate, condividete, iscrivetevi al canale, buon campionato a tutti e soprattutto, amici miei, buon weekend a tutti. Ciao da Giampi!